Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori da te assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Benuven. A cosa serve? Benuven ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere del microcircolo. È commercializzato in Italia dall'azienda la farmaceutica Dr. Levi S.A.S. Informazioni commerciali. Titolare: la farmaceutica Dr. Levi S.A.S. Concessionario: la farmaceutica Dr. Levi S.A.S. Categoria di appartenenza: integratori per il benessere del microcircolo. Forma farmaceutica: compressa. Confezioni: Benuven 60 compresse 27 g. Indicazioni: i nutrienti contenuti nel prodotto possono risultare utili per il trofismo del microcircolo. Modalità d'uso: si consiglia di assumere 2 compresse al giorno. Avvertenze: non superare la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non assumere durante la gravidanza. Gli integratori vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Allergeni: non contiene glutine. Ingredienti: bioflavonoidi da agrumi, Citrus sinensis L, var, dulcis, pericarpium, es, tit. 50% in esperidina, maltodestrina e 22%. Agente di carica: cellulosa microcristallina, acido ascorbico, vitamina C, pino corteccia, pinus massoniana lamb, corteccia es 7,8%, estratto d'uva, vitis vinifera L, frutto, es, titolato al 95% in proantocianidina 4,4%, rutina, meliloto, Melilotus officinalis pallas, floribus, es, titolato all'1% in cumarina, maltodestrine 2,2%, centella, centella asiatica, erba, es, titolata al 3% in derivati terpenici totali, maltodestrine 2,2%, ippocastano, Aesculus elpocastanum, corteccia es, titolato al 10% esculina, maltodestrine 2,2%. Antiagglomeranti: biossido di silicio, monoditrigliceridi degli acidi grassi, calcio pantotenato, acido pantotenico, idrossipropilcellulosa, piridossiua cloridrat. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.